Benissimo, siamo tutti seduti, possiamo cominciare. Molto brevemente, perché non voglio rubare tempo prezioso a Valerio e a Serrados. Io vi do il benvenuto e vi ringrazio di essere qui questa sera. Come molti di voi sapranno, stiamo per concludere la nostra settimana nell'ambito di Fotoarte in Puglia. Questa sera, per la prima volta in Puglia, lo possiamo dire con molta felicità e molto orgoglio, presentiamo un libro che è stato definito dagli addetti ai lavori, Valerio mi correggerà se sbaglio, un libro epocale, un'opera eccezionale. Quindi, insomma, siamo doppiamente felici perché Valerio ha scelto noi per presentare nella nostra regione il suo libro. Io devo fare dei ringraziamenti doverosi, perché insomma questo è il mio ruolo in fondo, quindi ringrazio ancora una volta la Fondazione Palmieri per l'accoglienza eccezionale, non potevamo scegliere di meglio, la signora Giulia Palmieri e tutti i suoi collaboratori. Ringrazio Amnesty International perché, come potete vedere, l'evento è patrocinato da Amnesty International Italia. Ringrazio la signora Marcella Luzzaci, responsabile Amnesty di Lecce. Ringrazio ancora una volta Donato De Fabrizio perché ancora per il secondo anno consecutivo ha voluto credere in noi e ha voluto sostenerci economicamente, perché come potete sapere siamo un'associazione fotografica, quindi insomma non abbiamo tutte queste grandi risorse, quindi insomma grazie Donato, anche se non sei presente, ti ringrazio. Prima di lasciare la parola a Valerio vorrei ringraziare con un applauso, prima di tutto, chi non conoscesse Lorenzo, lui è un giornalista, ma è soprattutto una persona che mastica da tantissimo tempo, scusate, passatemi il termine, arte e cultura, 24 ore su 24, ed è uno dei critici d'arte più apprezzati e più stimati di Lecce, del Salento e non solo. Quindi insomma lo ringrazio doppiamente, grazie Lorenzo per aver accettato il nostro invito. Spero di non aver dimenticato nessuno, probabilmente qualcuno me lo sarà scordato, non me ne voglia. Adesso inizieremo con la presentazione del libro. Non andate via perché a fine della presentazione ci sarà una degustazione di un ristorante, Maria Teresa Restaurant, che ha appena aperto, e vi assicuro assolutamente che rimarrete stupiti per la qualità dei loro prodotti. Quindi non scappate e rimanete da noi. Io probabilmente ho dimenticato qualcuno, insomma, capita, ho una certa età ormai. Prima di cominciare vorrei ringraziare veramente di cuore una persona che fino a pochi giorni conoscevamo solo attraverso lo schermo e per i propri lavori. Poi abbiamo conosciuto, al di là della sua, insomma, di quello che ha fatto della sua professione, abbiamo conosciuto anche la persona, l'uomo, ed è stato veramente un piacere. Io ringrazio Valerio Bisturi a nome mio e di tutta l'associazione. Se non c'è nient'altro da aggiungere, io lascerei la parola a Lorenzo e Valerio. Sì, assolutamente. Adesso partiamo con un video, una piccola introduzione su Serrados e poi dopo, insomma, inizierà questo viaggio fotografico attraverso il Sud America con Lorenzo e Valerio Bisturi. Thank you.
Umano proprio,
essere qua, e quindi grazie a tutti. E prima di tutto, prima di rispondere a una domanda, mi piacerebbe soffermarmi proprio sul fatto, sulle parole di Saviano e sul senso di questo libro, perché l'idea del libro è nata non come una denuncia dello stato delle carceri sudamericane o della denuncia delle carceri, ma raccontare l'uomo privo di libertà, come vive una persona nell'intimità, nel quotidiano, giorno per giorno, quali sono i suoi pensieri, quali sono i suoi gesti, l'intimità dell'uomo senza libertà. Questa è stata l'idea del lavoro, e per raccontare una cosa così importante, così profonda, ci vuole tempo. Per questo è durato 10 anni, per questo ho visitato 74 carceri, perché credo che per fotografare, per raccontare, bisogna conoscere, e per conoscere ci vuole tempo, ci vuole pazienza, bisogna andare a fondo, perché sennò quello che racconti rimane soltanto una bella foto, rimane solamente una parte estetica. Per raccontare l'uomo bisogna un po' conoscerlo. E quindi, rispondendo alla tua domanda, mi ricordo tanti volti, tante persone, mi ricordo tutte le foto che ho scattato, e mi ricordo anche gli occhi dei detenuti, mi ricordo le loro espressioni, e mi ricordo come sentivano il cibo è una cosa molto importante nel carcere, ancora più importante che per noi, l'attesa del mangiare. E molte volte mi fermavo con loro a mangiare, anche questo credo sia importante. Sentire lo stesso sapore che sentivano loro è una piccola cosa, però spesso il cibo in carcere è terribile, è privo di igiene, ha dei sapori indefiniti, però mi fermavo a mangiare con loro perché soltanto mangiando con loro potevo sentire qualche cosa. Ecco, credo che per raccontare, per scattare una foto devi sentire e devi entrare un po' nei sentimenti, nelle sensazioni stai scattando. Io nei miei workshop, i ragazzi con cui ho lavorato questi 2 giorni, dico che è importantissimo stare dentro le cose, è importantissimo sentirle, di non avere fretta di scattare, perché è una grande responsabilità raccontare, è una grande responsabilità fare una foto, e se uno prima non la sente, non la conosce, non arriva in profondità, non può raccontarla. I detenuti hanno 3 fasi, questa è una cosa che ho scoperto in 10 anni di carcere. Hanno una prima fase di ribellione, non accettano di essere privi di libertà e quindi si arrabbiano, fanno di tutto per poter uscire. Una seconda fase dove si deprimono perché non possono fare niente. Dalla ribellione si passa all'accettazione, e l'accettazione non è facile, perché pensiamo veramente per un attimo, noi che abbiamo tutti quanti una vita molto movimentata, lavoro, famiglia, giorni, strade, cose, appuntamenti, telefoni, improvvisamente siamo rinchiusi, per questo ho chiamato questo libro Encerrados, rinchiusi, privi di libertà. Ecco, raccontare questo e accettare questo è una cosa molto difficile. La terza fase è cercare di sopravvivere senza libertà e trovare dei momenti o degli aspetti, tra virgolette, normali di vita. L'idea di questo progetto è nata in Argentina, anche se non è stato il primo paese che ho fotografato, ma è nata in Argentina perché in un carcere argentino ho visto 4 persone che in una cella bevevano mate e parlavano di calcio, come un bar. Ridevano, parlavano dell'ultima partita del Boca e bevevano mate. Il mate è questa bevanda argentina che è tipo tè, si beve passandosi da uno all'altro. E questa scena mi è rimasta impressa perché in realtà non era una scena di carcere, era una scena che poteva svolgersi in un bar,
qualsiasi di Buenos Aires. E allora ho detto, c'è qualcos'altro nel carcere, andiamo a vedere perché loro sono così rinomate e parlano di calcio quasi dimenticandosi di essere una cella. Là è nata l'idea del progetto, e la scelta delle fotografie è una scelta sull'uomo. Ci sono delle fotografie molto forti, perché il carcere è molto forte, ma ci sono anche fotografie che raccontano una donna che balla, che raccontano un uomo che sta sollevando dei pesi con delle bottiglie d'acqua, perché non ci sono i pesi. Quindi anche una quotidianità dentro il carcere. Ecco, questa era l'idea del libro. Quindi questa ricerca in qualche modo di cercare una normalità che non esiste di fatti, ma che forse è l'unico espediente per poter andare avanti. E a proposito di questo, mi interessa molto capire un altro aspetto, cioè chiaramente tu vai a fotografare momenti di vita intima, privata, estremamente complessa e già di suo molto tormentata, ma come sei stato accettato? Ho letto nelle varie interviste che hai lasciato in questi ultimi mesi che ci sono state anche situazioni abbastanza estreme, ma nella maggior parte dei casi la tua macchina fotografica come è stata recepita all'interno di quei contesti? Io dico sempre che per fare il fotoreporter non basta saper fare delle buone foto, ma è altrettanto importante saper comunicare, perché senza la comunicazione non arrivi a nulla. La comunicazione è raccontare il perché, ma per raccontare il perché prima devi sapere tu perché stai facendo queste foto, il perché vai a scattare dentro il carcere. Chiaramente non tutti i detenuti mi hanno accettato bene, non sempre, ma la maggior parte mi hanno aiutato perché hanno capito che io volevo raccontare la loro realtà così com'era, e siccome la loro realtà era molto difficile, molto cruda, volevano mostrare al mondo o a chi non lo sapeva cosa vuol dire vivere in certe condizioni. Per loro era questo: ti faccio vedere qual è il mio bagno, ti faccio vedere qual è la mia cucina, ti faccio vedere dove vivo, perché così forse tu puoi farlo vedere agli altri. Questa è stata la maggioranza dei detenuti, la maggioranza dei detenuti che mi ha permesso di andare così in intimità. Poi è chiaro che in 74 carceri in 10 anni ci sono stati anche detenuti che invece non hanno voluto essere fotografati, che si sono ribellati, però sono un'assoluta minoranza. Certo, fa sempre più effetto raccontare le cose crude che le cose positive a volte, no? Però in realtà le cose positive sono molto di più dei pochi avvenimenti difficili che ho incontrato in questi 10 anni. Leggevo nel tuo testo introduttivo a questo insetto di traduzione italiano che addirittura c'era un detenuto di origine italiana che ti ha salvato la vita da una situazione abbastanza angosciante, oppure una donna che ha tentato di baciarti all'interno di un altro contesto. Quindi a un certo punto ci sono state anche delle relazioni in qualche modo. Sì, posso raccontare questa di Como, è stata molto particolare, un carcere del Perù. Una delle cose più particolari è stato che in questo carcere non avevo i detenuti addosso. Normalmente quando entravo in un carcere tutti i detenuti che mi toccano, che mi parlano, mi strattonano, mi vengono addosso, anche perché sono talmente tanti. E in questo carcere no, non c'era, erano tutti fermi, mi sembrava una cosa molto strana. Questo ragazzo di Como era dentro per traffico di droga, quasi tutti gli stranieri in Sud America sono dentro per traffico di droga, che credo il 99%. E mi ha parlato, mi raccontava la sua storia, ne parlavamo insieme, molto difficile, da 4 anni rinchiuso, doveva farne altri 4. E a un certo momento lui si è allontanato, sono rimasto solo, anche la guardia era ferma, no? Una cosa molto strana, perché io avevo sempre una guardia vicino o due guardie vicino ai detenuti. Ho cominciato a scattare foto muovendomi da solo nel carcere. Era un clima strano, devo dire, però lì per lì non ci ho pensato tanto, anzi ero abbastanza libero di muovermi, quindi contento. A un certo punto è tornato il ragazzo di Como urlandomi quasi di uscire subito dal carcere, perché era molto pericoloso, che dovevo lasciare immediatamente il carcere. Gli chiedevo perché e lui mi ha detto non c'è, devi uscire. Sono andato alla guardia e gli ho detto dobbiamo uscire subito perché qua sta succedendo qualcosa. Stavamo uscendo e mentre stavamo uscendo lui mi ha detto, perché gli ho chiesto ma perché mi fai uscire, mi interrompi il lavoro, cioè spiegami almeno che sta succedendo.
quando stavamo in una zona ormai fuori pericolo, mi ha detto: guarda, era pronta per te una siringa di sangue infetto che volevano iniettarti. E quindi sono uscito con questa sensazione un po' forte, e sì, devo a lui sicuramente, non so se mi se salvare la vita, comunque sicuramente una cosa molto forte mi ha impedito che avvenisse. L'altro invece del bacio è una cosa più soft fino a un certo punto, perché il problema delle carceri femminili è la mancanza di visita intima, cioè le donne in carcere non hanno diritto ad avere la visita del proprio compagno, del proprio marito, a differenza degli uomini, quindi l'aspetto sessuale è molto forte nei carceri femminili, le donne sono molto represse, molte diventano lesbiche pur non essendone all'inizio, proprio per bisogno di affetto, di abbracci, di tenerezza, di compagnia, e altre no, ma sono molto represse in questo senso, sono tutte ragazze, la maggioranza giovani, quindi quando entravo in un carcere femminile avevo molte donne che si avvicinavano in maniera molto fisica, e questa ragazza dirigeva una biblioteca in un carcere in Ecuador e mi stava facendo vedere dei libri, e a un certo momento mentre guardavamo questi libri dei carceri femminili, ero più libero, non avevo le guardie come nei carceri maschili, a un certo punto mi ha baciato senza dirmi niente, e io poi ho detto: ma aspetta, insomma, però è stato lì, poi abbiamo riso insieme, è stato un episodio carino alla fine, questo. Non so quanto carino per lei, perché comunque sentiva addosso questa difficoltà, insomma, questa mancanza di affetto. Quali sono le altre differenze sostanziali tra il carcere maschile e quello femminile in Sud America? I carceri femminili sono molto violenti, come quelli maschili, a volte anche di più. Si pensa che i carceri femminili sono più tranquilli, non è così. Mi ricordo di una ragazza argentina che non dormiva mai di notte perché aveva paura, gli spegnevano le sigarette addosso, e quindi dormiva solo di giorno ed era terrorizzata da questo fatto che gli spegnevano sempre le sigarette addosso. La differenza maggiore che ho trovato è proprio questa sessuale, cioè il fatto sessuale è molto forte nei carceri femminili, molto di più nei carceri maschili, e anche perché le donne vengono abbandonate. Una donna che va in carcere non ha un uomo che l'aspetta, che la viene a trovare, che sta con lei, viene completamente abbandonata, mentre l'uomo ha sempre quasi sempre una compagna, una donna che comunque lo segue, lo protegge. Quindi c'è anche questa mancanza di affetto. Poi c'è il problema dei bambini, molte donne hanno dei figli in carcere e questi bambini possono rimanere fino ai 3-4 anni e poi devono uscire dal carcere, spesso non sanno dove andare perché non hanno padre, non hanno nonni, vanno in queste specie di orfanotrofi, ma poi da lì scappano. Non sapete la quantità di bambini in Sud America che non esistono, che non hanno nome, che non hanno età. E tu ti sei relazionato anche con loro in carcere? Con i bambini? Beh, sono molto piccoli, perché fino a 3 anni, fino a che quasi non si rendono, quando cominciano a rendere di via. Con i bambini meno, con le mamme di più sicuramente. Ma quindi queste sono le problematiche, insomma, differenti tra i carceri maschili. Femminili. Una cosa che volevo far notare, che non abbiamo neanche parlato prima noi, è che, ed è una cosa che potrebbe aprire un dibattito importante, che nei carceri sudamericani non esiste il suicidio, è una percentuale quasi del 0,31 ogni 5 anni, cosa del genere. Mentre nei carceri europei o nei carceri nordamericani, come sappiamo, il suicidio è una cosa importante. Percentuale molto alta, non so se in Italia soltanto nell'anno scorso sono stati 215 suicidi, una cosa del genere, forse sbaglio il numero, però più o meno questo. Quindi, insomma, questa è una cosa che fa riflettere molto. È chiaro che poi nei carceri sudamericani non c'è il suicidio, ma c'è molta violenza, c'è molta più violenza dentro il carcere rispetto ai carceri europei. Ma rispetto invece al tuo punto di vista, cioè come fotoreporter, chiaramente il tuo mestiere, un mestiere, come dicevi anche prima, che non contempla o
ovviamente la fotografia come un fatto estetico, come una ricerca in senso stretto, ma per un raccontare, un tirar fuori delle storie. E chiaramente poi fa parte anche del tuo quotidiano, immagino che per 10 anni, vivendo in un altro continente, avendo a che fare costantemente con questa realtà, è stato rivoluzionato anche un po' la tua vita, no? Come si convive con questo mestiere? Questa è una domanda un po' che spesso mi fanno, come si fa a tornare a convivere il quotidiano. Prima di tutto volevo dirti, come ho detto anche nel documentario, che non è che sono contro l'estetica, anzi sono per l'estetica, ma l'estetica deve essere funzionale, deve avere un senso. Cioè l'estetica senza una profondità non ha senso. Se l'estetica, se dentro un discorso profondo, dentro una storia, c'è anche una parte estetica, c'è anche la bellezza di una foto, perché no? Però se questa non ha un discorso dietro, rimane fine a se stessa. Questo è importante capire questa differenza. C'è questo cane che ci fa compagnia. E, mi hai chiesto... è molto difficile sempre tornare dai viaggi, più che stare, è molto difficile tornare. E, mi ricordo quando ho iniziato a fare fotografia di un grande fotoreporter americano che si chiama James Nature. Lui, io credo avevo 20 anni, e lui a un'intervista gli chiesero proprio: ma quando torni, qual è la cosa che ti dà più, la cosa che ti rende più triste, che hai le difficoltà maggiori che trovi, cosa senti? E lui, che è un tipo di poche parole, disse solamente: il problema più grande per me è entrare in un supermercato. E per lì non l'avevo capita bene questa frase. Poi con il tempo, con gli anni, l'entrare in supermercato non è solo l'entrare in supermercato, è la possibilità che abbiamo noi di scegliere cosa mangiare, come mangiare, quando entri, scegli un prodotto invece di un altro, quello biologico, quello che fa meno male, quello che fa più, che è più buono. Ecco, questa cosa fa molto effetto quando vivi delle realtà pure, non solo quelle delle carceri, ce ne sono tante, le guerre, le carestie, le crisi economiche, quando vedi che un paese sta crollando e nessuno mangia, poi prendi un aereo, dopo 10 ore entri in un supermercato. Ecco, questo è un po' difficile da capire e anche da accettare. Il volume dove tu hai raccolto appunto questi 10 anni di scatti è introdotto da questo testo di Roberto Seriano, che è stato anche una figura per te importante, mi accennavi prima, aveva già seguito, comunque conosceva già il tuo progetto. Roberto ha visto delle foto su Repubblica.it nel 2009, ho fatto una piccola gallery e mi ha cercato chiedendomi se potevo fargli degli scatti. Ci siamo visti a casa mia e poi abbiamo parlato di tutt'altro, nel senso che poi Roberto ha bisogno proprio anche di parlare di sciocchezze, comunque di cose normali, e da lì è nata un'amicizia. Gli ho fatto anche degli scatti e poi abbiamo fatto un lavoro insieme a Castelvolturno. Lui voleva che raccontassi un po' la comunità nera di Castelvolturno e sono stato 2 mesi a Castelvolturno e poi lui ha usato queste foto per uno spettacolo teatrale e da lì è nata l'idea di una forma di amicizia e collaborazione. Poi non è che ci vediamo spessissimo, siamo un po' sempre in giro, e quando ha saputo del libro ho detto: no, assolutamente faccio io la presentazione. Abbiamo parlato, conoscevo le foto e così è venuto fuori. Mentre l'altro testo è di Edoardo Galeano, come è nato quest'altro coinvolgimento invece? Galeano non lo conoscevo, però lo conoscevo di Le vene aperte dell'America Latina, è stato il primo libro che mi ha fatto conoscere questo continente a cui sono legato. Quando è nato Encerrados ho pensato subito a Galeano come idea. Poi vi racconto una cosa incredibile. A parte, ho scritto a Galeano mandandogli delle foto e lui mi ha risposto dopo 20 minuti, mezz'ora, cioè neanche il tempo di riguardare le mail. C'era la sua risposta dicendomi che il lavoro era straordinario, che lui l'appoggiava e che avrebbe scritto un testo piccolo come lui abitualmente fa.
ma la cosa incredibile che mette i brividi è che non si spiega, ci sono delle cose inspiegabili nella vita. Io ad aprile sono andato nel carcere di Licia Leodo a Buenos Aires, ed era il carcere dove è iniziato il lavoro, dove ho visto la scena dei tre che parlavano di calcio con il mate. La mattina mi sono alzato, ho deciso di prendere l'autobus, ho deciso del taxi, ho preso questo autobus, e quindi io andavo a presentare il libro nello stesso carcere dove era iniziato tutto il progetto. Quella stessa mattina mi arriva il messaggio di un mio amico dicendomi: è morto Galeano. Galeano non ha mai visto questo libro, io ho parlato con lui 3 giorni prima della sua morte. Aveva una voce un po' rotta, però lui non avevo capito che era così grave. E io gli ho spedito il libro 3 giorni prima che lui morisse. Il libro sarebbe arrivato 2 giorni dopo. Ed è morto la mattina che io andavo a Vicia Devoto a presentare Encerrados. È stato molto forte questa casualità di eventi, chiamiamola così. Però lui è morto nel giorno, infatti io sono andato a Vicia Devoto e ero molto commosso, molto triste. E abbiamo parlato molto con i detenuti anche di Galeano, quindi lo conoscevo. Un problema che mi pongo, e che poi fa parte anche del mio lavoro di critico d'arte, è rispetto invece agli artisti, e quanto poi la scrittura, le parole possano servire per raccontare un lavoro di un artista. Nel caso invece di un fotoreporter, quanto è importante accompagnare, diciamo, un'immagine, un testo, una sorta di discorso introduttivo? Se per te è importante, se l'immagine... No, per me non è importante, io farei quasi un libro solo di foto. È chiaro che ogni lavoro fotografico ha bisogno di una piccola spiegazione, cioè bisogno di un testo, però credo che le fotografie dovrebbero avere sempre pochissimo testo. Infatti le didascalie ho voluto solo che contenevano anno e luogo e carcere, il nome del carcere, basta. E con che criterio le organizzate tu queste foto all'interno? Perché vedo che non c'è un discorso cronologico, mi pare, di aver visto. No, non c'è nessun discorso cronologico e nessun discorso temporale. O territoriale, geografico? No, niente. Non ho voluto, perché per me è un unico carcere, sono 74, ma è anche un unico. E insieme 74 è uno solo. La scelta non è stata facile, scegliere le foto di un lavoro di 10 anni è complesso. Mi ha aiutato Marco Pinna, che è un fotodirettore di National Geographic, un amico, che abbiamo lavorato insieme tante notti, tante sere. Lui lavorava il giorno, quindi lavoravamo di notte. E mi ricordo che casa mia era invasa di stampe fotografiche. E avevo tolto tutti i mobili e avevo stampato grezzamente le foto, le avevo invase la casa. E camminavano a piedi nudi e abbiamo lasciato queste foto 3-4 giorni, che dovevamo proprio sentirle, vederle in continuazione. Quindi stavamo in casa con questi fogli stampati sul pavimento, ogni tanto ne prendevamo uno, lo scendevamo, lo costruivamo. Fare un libro fotografico, cioè, questo è veramente un pezzo di vita, nel senso proprio anche fisico, non solo i 10 anni, poi la costruzione del libro, il crowdfunding per poter fare il libro, la struttura. Poi il libro è proprio, ogni foto ha un senso, ci sono tante storie in mezzo, tutta una costruzione. Il mio primo libro fotografico così importante, quindi non sapevo neanche come strutturarlo, è stato per me tutto un po' una prima volta. Però ecco, sì, è sicuramente un pezzo di braccio, di carne. E a proposito di storie di mezzo, nel documentario di Sky Art, che è disponibile anche su YouTube, che ti riguarda in cui sei il protagonista, racconti invece di un'altra esperienza molto forte e che mi dicevi che è ancora in qualche modo in progress e che si svolta in Sud America, cioè questo reportage su questa droga, su questo pacco, che sono questi scarti alla cocaina che vengono rielaborati addirittura anche con scagli di vetro. Sì, è un lavoro di come il quotidiano in qualche modo venga scalfito da questa droga in tanti sobborghi delle metropoli sudamericane. Sì, in realtà è l'altro lavoro che è durato ancora per Encerrados tanti anni, iniziato nel 2003 e finito adesso. Probabilmente sarà un libro nel prossimo anno. Però anche qua racconto poco per raccontare la droga. Non poi, e questo li dico sempre ai ragazzi che fanno fotografia,
non puoi raccontare la droga, devi raccontare un qualche cosa che rende universale la droga, il concetto di droga. Quindi ho raccontato una droga che nel 2003, nel 2001 a Buenos Aires, è una droga micidiale fatta con i residui della cocaina. È un concetto, come se fosse un concentrato di cocaina, quello che nel pentolone dove gli acidi girano rimane nella pentola, prima lo buttavano. Poi nel 2001 c'è stata la crisi economica, non c'erano soldi, hanno deciso di vendere a un prezzo ridicolo, ma comunque era sempre di più che niente, perché prima lo buttavano, questa droga tagliata con vetro, polvere alogena, delle lampade alogene, qualsiasi cosa. Ed è una droga micidiale perché nel giro di 6 mesi, 1 anno, comincia a perdere i denti, la pelle, le ossa, si paralizzano fino ad arrivare alla morte o comunque alla incoscienza, nel senso che non riesce a capire cos'è la realtà, molti si suicidano senza sapere di suicidarsi, cioè si buttano da un ponte senza sapere che stanno facendo. Quindi è una tragedia che adesso poi in quei 15 anni dall'Argentina è arrivata in quasi tutto il Sud America, Uruguay, Cile, Paraguay, Brasile, ed è devastante. Non quasi nessuno lo conosce, ed è un lavoro che è già uscito, ha vinto un premio in Giappone importante, è stato pubblicato varie volte, però ancora non era completo. Per farci un libro oggi è completo, e con le ultime foto che ho fatto quest'anno, e penso sarà un libro, spero che pubblicherà. E invece, rispetto, raccontavi prima anche questo tuo doppio ruolo, un fotoreporter ma anche un'attenzione didattica, divulgativa, attraverso i workshop, attraverso anche quello che tu hai fatto in questi giorni qui a San Cesario, ospite dell'associazione. Quanto è importante oggi per chi fa il tuo mestiere avere questo occhio, diciamo, privilegiato anche sui giovani fotografi, su chi vuole fare questo lavoro? È molto importante, io adoro insegnare perché penso che è importante per chi inizia fotografia dargli degli input, degli strumenti poter iniziare, e mi piace dargli gli strumenti che io penso siano importanti per essere fotoreporter, cioè la profondità, l'umanità, lo stare dentro le situazioni. È un discorso che un po' faccio anche per combattere un certo tipo di fotografia oggi, quindi magari da solo non ce la faccio, se siamo in tanti fotografi, giovani fotografi che pensano che la fotografia sia una cosa veramente importante, possa cambiare, che sia una responsabilità, e per questo bisogna parlare in un certo modo, bisogna essere anche critici, bisogna essere, cercare questa profondità negli occhi di questo ragazzo, o nella sensazione fisica che prova l'uomo. Ecco, mi piace raccontare questo e dare la possibilità a chi vuole di capire, di provare a fotografare in questo modo. Quindi per me l'insegnamento è una cosa che ho scoperto da poco, sono un paio d'anni, 2 anni e mezzo che giro un po' il mondo facendo anche workshop, non solo facendo foto, e penso sia una cosa importante. E qual è la situazione in Italia su questo fronte? Cioè, c'è un'attenzione ancora etica verso il lavoro del fotoreporter, o è, diciamo, è una situazione un po' più confusa? È molto confusa, ma non solo in Italia, diciamo, un po' nel mondo. No, però io ho anche colleghi, persone che la pensano come me, quindi non totalmente. Diciamo che più che i fotoreporter il problema è di chi, dei giornali o delle agenzie, o di chi riceve le foto, più da chi li fa. Certo che c'è proprio un'idea, se un premio come il WordPress Photo, che so che sta girando a Bari, se il WordPress Photo fa vincere, mostra foto, non dico tutte, ma la maggioranza, dove l'estetica, la mancanza di profondità e sono la priorità, è chiaro che chi, un fotografo che sta iniziando, vede che un premio così importante che marca in qualche modo ogni anno la storia del fotogiornalismo, non capisce più niente, perché e dove sta allora questa profondità, questa storia? Se premi così importanti o giornali importanti non hanno voglia più di rischiare e di
raccontare un certo tipo di storia o con un certo tipo di profondità. E allora io e altri colleghi miei cerchiamo di combattere questa cosa, combattere soltanto con i lavori che hanno un senso. Per questo stavo dicendo che non lavoro più su, per i giornali, non lavoro più su commissione, non mi interessa, per fortuna in questo momento posso farlo, mi interessa proprio lavorare su progetti lunghi che in qualche modo possono raccontare in una certa maniera. Infatti avevo letto che tu hai collaborato in passato anche con l'Espresso, con Venerdì di Repubblica. Ma a proposito di questo, tu cosa consigli oggi a un giovane fotoreporter? Cioè tutto quel mondo che prima sembrava fondamentale, no? Quelli stessi. Di non pensare per niente a queste cose, di pensare a fare un bel lavoro, di pensare soltanto a fare un lavoro in cui credono, con passione, senza pensare se sarà un libro, se lo venderanno a un giornale, di credere in se stessi e nel lavoro che vogliono portare avanti. Starci con tutto il cuore per un tempo indefinito. So che questa cosa è molto difficile, non tutti possono permettersela, però se mi chiedi che cosa dovrebbe fare oggi, dovrebbe fare questo. Io dico sempre, proprio perché non si ha il tempo, non si hanno i soldi spesso per fare un lavoro del genere, lavoriamo sul territorio, lavoriamo in un posto dove non ci sono i costi per viaggiare e dove c'è un tempo lungo, quindi lavoriamo dove viviamo. Iniziamo con questo, poi magari andiamo da altri posti, in altri luoghi, cioè lavoriamo sotto casa, non c'è tanto da raccontare. Cioè io racconto del Cerrados anche perché vivevo lì, quindi quello era il mio luogo. E quindi raccontiamo con profondità dove viviamo, una storia, iniziamo così, del nostro territorio, che abbiamo tempo e non ci costa niente a livello economico. Rispetto invece ai tuoi programmi futuri, cioè che cosa hai in vago, quali sono poi i progetti a cui stai lavorando? Questo libro mi dicevi? Questo libro è vago, sto continuando il lavoro sulle lesbiche, che dura da 5 anni, e voglio iniziare un lavoro sui sordi, sul silenzio di chi vive in una realtà priva di rumore, e sto per iniziare un lavoro di cui non posso parlare adesso pubblicamente, ma molto difficile, duro, perché è ancora all'inizio e ha un po' di rischi, un po' di cose per cui preferisco non parlarne, e poi questi sono i lavori, i progetti futuri. Adesso vorrei concentrarmi a chiudere anche Paolo. Io passerei anche la parola a tutti voi per fare un po' di domande a Valerio, raccontare un po' anche il vostro punto di vista rispetto alle foto che abbiamo visto. Qualsiasi domanda. Puoi dire qui? No, penso si sente abbastanza. Forse tu no. Devo venire? Sì. Ti passo un attimo. Buonasera a tutti. Volevo chiederti, hai parlato della tua accoglienza nei carceri da parte dei carcerati, no? Però mi viene la curiosità di sapere come sei stato accolto invece da... In Venezuela, in Colombia, in 15 giorni mi hanno dato i permessi, quindi voglio dire, era un po' variabile la cosa, però in realtà ogni paese sudamericano ha un ente che si occupa del sistema carcerario, quindi loro mi devono dare il permesso, quello generale, e dopodiché dovevo parlare col direttore di ogni carcere e poi con le guardie e poi con i detenuti, tanti erano i passaggi per arrivare allo scatto. E, però sì, questo è stato un po'... io credo che se tu parli con il cuore e dicendo la verità di quello che tu senti che vuoi fare, puoi parlare con l'istituzione massima, col detenuto, arriva. Penso questo, credo questo. Faccio una domanda così poi... due valenti,
Valerio che vive qua in Europa, come dico, svela una cosa di fotoreporter che non è solo mia. Siccome quando viaggi e scatti vivi situazioni veramente molto difficili, non soltanto psicologicamente ma proprio materialmente e fisicamente, in qualche modo quando sei qua vuoi recuperare, quindi vuoi cercare di mangiare bene, bere bene, un buon vino, cioè siccome è una specie di riserva che tu, di riscatto che tu metti, quindi tutti noi fotoreporter ci abbiamo quando non lavoriamo direttamente una specie di recupero del piacere. E perché la vita quando fai in un carcere era molto, molto rigida, prima di entrare, non so, io mi imponevo di andare a letto prestissimo, di bere solo acqua, è molto rigida, perché quando fotografi, non solo le carceri, ma anche altre insomma, cose difficili, la mente deve essere al 100%, non ti puoi permettere mal di testa, stanchezza, perché non so, da una parte devi salvarti pure la vita, non solo in carcere tipo in generale, dall'altra devi fare delle foto in condizioni difficili, quindi devi essere concentrato al massimo, se non c'è questa concentrazione, e questo si ripercuote pure nei rapporti affettivi, perché devo entrare in un carcere col problema che l'eventuale fidanzata era gelosa o creava un problema per cui io stavo con la testa pensando a un'altra cosa. No, la concentrazione doveva essere totale, assoluta sul lavoro, quindi ero molto rigido in questa vita quotidiana che avevo durante il lavoro. Nel carcere no, entravo la mattina alle 8 e uscivo alle 4, più o meno come 8, 8 e mezza, ma il carcere è solo di mattina. Già alle 4 è finita la giornata, cioè c'è poca roba, ci si alza molto presto e tutto si svolge durante la mattina, il centro della giornata. Grazie. Prego. Siamo noi, e ora lo spiego.
tanti, ma tanti carcerati. Sono persone che in un momento della loro vita hanno avuto un blackout, hanno avuto dei secondi del blackout, hanno avuto 5 minuti di blackout, ma che hanno una vita normale. Ho incontrato professori universitari, musicisti, persone di una sensibilità incredibile, che in un momento della loro vita hanno visto nero, non hanno capito cosa hanno fatto. E io credo che questo può capitare a tutti noi. Penso che tutti noi possiamo avere un blackout. Chi è veramente delinquente, narcotrafficante, alla fine sono pochi. Questo, da qui dobbiamo partire. Da qui dobbiamo pensare a capire che cos'è il carcere. E spesso è solo un blackout di un momento. È chiaro che questo produce degli effetti. Però partiamo a pensare a questo, che questo potrebbe capitare a noi, che non siamo noi perfetti, bravi, giusti, gli altri, chi sta in carcere è un delinquente, è un assassino, punto, senza riflettere. Ecco, da qua bisognerebbe cominciare a pensare, quindi che cosa vuol dire poi il carcere. Io non è che ho una ricetta di come dovrebbe essere un carcere, però invito a riflettere che chi sta dentro, il 90% quasi, 80% sono persone normali. Poi ci sono un'altra piccola minoranza che sta dentro, se un detenuto il mese scorso proprio in un carcere mi ha detto, me lo dico in italiano, ma che devo fare io? Io sono nato in una favela, in una miscia, mio padre rubava, mia madre rubava, mio fratello spacciava droga. Io non sono mai uscito da queste quattro case. Cosa dovevo fare? Non sapevo neanche cos'era un altro mondo, cos'era fuori da questa favelas. Ecco, ci sono, anche su questo bisognerebbe riflettere, che esistono realtà dove chi nasce non ha altre possibilità. Può entrare nel supermercato e fare la sua scelta, cioè. Grazie. Prego. Ci sono altre domande? Ma un altro aspetto importante che mi sembra poi che sia un po' la finalità di un lavoro di questo tipo, e non l'abbiamo accennato prima, che a un certo punto, dopo il tuo impegno, anche grazie alla collaborazione di Amnesty International, il padiglione 5 del carcere di Mendoza. Mi stavo scordando questa cosa importante. Ah, finalmente l'hanno chiuso quel padiglione perché era una situazione invivibile. Ne stavo parlando con Marcella qua, è proprio... È importante perché alla fine uno pensa che un lavoro di questo tipo è un lavoro sì di racconto, come dicevi tu, anche antropologico per certi versi e non esclusivamente di denuncia, però ha un'utilità, diciamo, concreta, no? Che sì. Ci sono delle conseguenze, per fortuna, insomma. A volte sì. A volte. E chiudo raccontando questo episodio che ho raccontato tante volte, ma è importante continuare a raccontare. E nel 2006 in un carcere di Mendoza stavo fotografando, c'era un padiglione numero 5 che era chiuso. Il carcere in Sud America è fatto a padiglioni, ma quasi tutti i carceri sono fatti, sono strutturati a padiglioni, 1, 2, 3, 4, 10, dipende dalla grandezza del carcere. Nel carcere di Mendoza c'era il padiglione numero 5 chiuso, con i detenuti fuori dalle sbarre che urlavano e mi dicevano di vedere quello che sta succedendo da noi, e io ho domandato alle guardie, perché non potevano entrare in questo padiglione, e le guardie hanno detto no, sono i detenuti più pericolosi, non puoi entrare, là è pericolosissimo, non abbiamo l'autorizzazione a farti entrare. Allora sono andato dal direttore del carcere e gli ho chiesto, però se io devo fotografare questo carcere, devo vedere questo padiglione, non posso non vederlo. E lui dice no, quanto entrare è troppo pericoloso, abbiamo avuto una discussione. Alla fine il direttore, un po' sfidandomi, credo, mi ha detto, va bene, puoi entrare, entra solo, mi firmi qua, che tu ti assumi tutte le responsabilità, perché la cosa più pericolosa in questa situazione è il sequestro, cioè i carcerati possono sequestrarti e chiedere un riscatto e tenendoti rinchiuso con loro. Questa era la cosa più pericolosa. E ho firmato questo
bagno, mi sono sciacquato il viso, ho detto andiamo. Sono entrato, e poi il numero 5, e ricordo ancora la porta che si chiudeva. E quindi ero con 90 detenuti dentro, però lo so, l'istinto mi diceva che loro non avrebbero fatto nulla, là non c'è regola, c'è un istinto che ti deve guidare. E ho capito che erano un po' i capi, quelli che dirigevano, insomma, stavano a capo del padiglione, e ho detto, bene, io sono entrato da solo, fatemi vedere quello che è la vostra realtà. Ho accettato di entrare da solo perché voglio raccontare, fatemi vedere. E loro mi hanno aiutato tantissimo. Hanno capito le mie intenzioni. Hanno capito le mie intenzioni, ma mi hanno detto anche, guarda, che questa è anche una possibilità per far vedere come voi vivete. Cioè, se mi date questa possibilità, possiamo mostrare la vostra realtà. Loro l'hanno capito perfettamente, mi hanno aiutato. Poi per loro era anche una sfida con le guardie e il direttore. Cioè, loro hanno detto che noi siamo pericolosissimi, noi ti dimostriamo che non lo siamo. Quindi per loro c'era anche questa rivalsa. E sono entrato, sono stato 2-3 ore con loro, ho fatto queste foto, non sapendo poi queste foto. 4 anni dopo, ho fatto una mostra a Buenos Aires solo sulle carceri argentine, con queste foto. E grazie a Amnesty International Argentino, perché la mostra era all'interno di un festival dei diritti umani, che era sponsorizzato da Amnesty International Argentino, il quale ha capito anche la storia del paese numero 5, l'ha appoggiata. Abbiamo scritto al governo argentino, molto sensibile tra l'altro, era appena arrivata Cristina, era dal passaggio tra Nestor e Cristina in Argentina, e ha chiuso dopo qualche mese il padiglione numero 5, e dopo un po' l'ha anche distrutto, non esiste più perché era veramente in condizioni disumane. Quindi questo vuol dire che a volte la fotografia ha anche la possibilità di cambiare le cose. Questo certo non solo la fotografia, ma grazie anche a Amnesty International, al governo, non è che la fotografia sola, però unendo le forze si può. Ha innescato il processo che ha permesso, se non altro, a questi 90 detenuti di vivere in condizioni meno inumane. Grazie ancora.